Bella amici di YouTube, benvenuti nel primo video in italiano di SimGod Skills. Innanzitutto inizio col dire che è un grande piacere per me potervi parlare in un commentary nella mia lingua originale. Quindi, anche perché molti di voi me l'hanno richiesto di fare un commentary in italiano. Perciò eccoci qua, inizio con lo spiegare il gameplay. È un dominio su Carrier e sto usando il ballista con la CPU e i caricatori aumentati. Questo non è un gameplay live, l'ho registrato dal cinema. Quindi inizio con lo spiegare alcune cose per chi non sa, chi mi segue da poco. Inizio a spiegare quello che faccio col canale, col mio canale. Fino a poco fa praticamente caricavo solo montaggi con le quadruple, triple, cose del genere. E poi è uscita la prima sniper patch che ha letteralmente distrutto il DSR, perché io ero uno di quelli che usa solo il DSR, facevo tantissime clip col DSR. Poi questa patch l'ha appunto rovinato rallentandolo e non l'ho più potuto usare perché faceva veramente pena, e adesso fa ancora pena, e quindi non ho deciso di usare il ballista fin dall'inizio. Ho detto, quando è uscita la patch mi sono incazzato con Treyarch e queste cose qui, ho iniziato a sclerare, quindi ho detto vaffanculo al gioco e ho smesso di giocare a Black Ops 2 per un piccolo periodo di tempo, non so, 20 giorni. Poi però, siccome io sono un COD gamer, gioco solo a COD, mi è tornata la voglia di giocarci nonostante i cecchini fossero patchati, e ho detto adesso provo a usare il ballista, e ho iniziato ad usare per una settimana, sempre fisso solo ballista, e ho fatto alzare la precisione, tutte queste cose qui, mi trovavo molto di più, inizio a fare tantissime clip, molte di più rispetto a quante ne facevo con il DSR. E quindi sono tornato a giocare normalmente. E adesso come progetti, progetto di continuare a fare dei commentary e gameplay finché, intanto con Joy che mi deve assillare anche quando registro, mannaggia Joy. Comunque dicevo, adesso quello che devo, i progetti che ho finché esce GTA 5, perché l'ho già detto a molti di voi che quando uscirà GTA 5 chiuderò con Call of Duty e molti altri giochi che ogni tanto uso, e rimarrò solo su GTA 5 per un bel po', perché GTA 5 è il mio, cioè GTA in generale è il mio gioco preferito, quindi poi il 5 che sarà spettacolare, come ho già detto, mi ingripperò insomma solo a quello per un bel po', però farò dei video lì GTA 5, non so, gameplay stupidi, divertenti, cose così, organizzerò delle cose online, non lo so, poi vedo. Questo è il mio progetto per ora, di continuare a fare queste cose qui fino a GTA 5. Poi non so, io non so se prenderò Call of Duty Ghost, ci sto pensando ancora adesso, perché ho visto i pregame di Ghost e non so, non mi convince tanto, cioè, perché io, dal punto di vista di cecchino, non mi convince proprio, perché cioè, per quanto tryharding, cioè delle armi normali, Ghost sembra davvero epico, però dal punto di cecchino non mi ha lasciato un po' perplesso quando ho visto il pregame. Quindi ho avuto questo pensiero di non essere convinto a prenderlo, e quindi non lo so, però se lo prendo riprenderò a fare gameplay e commentary, cose del genere. Comunque non penso che questo sarà l'ultimo commentary in italiano, sì, perché faccio commentary in inglese e ora ho deciso di iniziare a farli anche in italiano, e sì, credo che continuerò a farli ancora in italiano. E niente, adesso sto gameplay sto abbastanza spaccando come un animale. Ho deciso di fare questo gameplay proprio perché appunto una partita epica, voglio dire, un ratio niente male, 50 kill, 5 morti, non è affatto male. Stavo anche senza gruppo, stavo così in pubblico con dei randy così. E niente, niente di che, adesso non so che cazzo dire. Come primo commentary sembra un po' una merda, veramente, perché non so cosa dire.
se non sbaglio, finito il primo round. Sì. E niente, adesso sto di nuovo giocando, ho ripreso a fare partite. Certo, non ho molta attività fissa, nel senso che carico un video al giorno, perché comunque, cioè, non è facile fare partite buone negli ultimi tempi, non lo so, anche perché mi sto un po' scocciando dal gioco. Ecco, qui come potete vedere mi sono fermato a scrivere un messaggio. Io durante il gameplay, cosa molto logica, mi fermo e scrivo i messaggi. Posizione o Insomma, infiltrazione tattica. da cretini sta cosa. Ma qui, guardate qui che quadrupla random con l'Hellstorm. E niente, sono abbastanza portato a fare queste cose a random, le quadruple così con gli Hellstorm, involontariamente, quindi abbastanza allucinante questa cosa qui, perché avevo sparato, come avete visto, il missile, avevo premuto il tasto R1 così a caso, non so perché. Vabbè, quadrupla, pensate voi. Comunque, ho perso il filo, che stavo dicendo. Sì, insomma, continuerò a fare gameplay così. E niente di che. Tanto qui sto spaccando come una bestia. Hellstorm a go-go. Raid aerei di tutto. Comunque, adesso non so se vi farà piacere questa parte finale del gameplay. Adesso io, guardate, io stavo giocando tranquillissimo. Poi mi rendo conto di aver fatto 50 kill e 5 morti. Inizio a preoccuparmi. Inizio a pensare, oh cazzo. Che è stato abbastanza allucinante. Ma lo uso per il gameplay. E guardate cosa faccio. Mi vado tipo. Inizio a giocare arretrato. Per paura appunto di essere killato. Perché secondo me 5 morti sono pochissime. E poi 50 kill per il gameplay sono appunto assurde. Come avete visto, mi stavano già sparando. Quindi. Mi sono subito venuto a chiudere qui dentro. Voi sapete cosa si prova quando state facendo un raid allucinante. E insomma, vi pressano da tutti i lati, quindi. Qui mi sono un po' chiuso qui dietro. Poi qui, guardate, ho deciso di avanzare. Ovviamente a fare i fail. Qui già sapevo che uscivano di là. Qui, guarda, sparo dopo 7 anni, devo sparare prima. E niente. Per ora è tutto. Vi ringrazio di aver guardato il video. Spero vi sia piaciuto. Ci sentiamo alla prossima. Bella.